Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi nuovo episodio della rubrica Non Vedo L'Ora, dedicata alla simulazione di vita, perché ci sono tre giochi che mi incuriosiscono molto e che non vedo l'ora escano per poi valutarli e magari acquistarli. Il primo è Boozemaster. Saremo dei distillatori illegali di liquore, dove ecco, dovremo gestirci rapporti con i nostri competitor, con i nostri avversari a livello di produzione e con la polizia. Infatti produrre moonshine è illegale e quindi dovremo appunto costruire e acquistare il nostro equipaggiamento, rimanere ben nascosti, pare anche nel sottosuolo, riparare le cose che la polizia ci distrugge, combattere con loro e vendere la roba e diventare i migliori sul mercato, creare anche nuove ricette e vendere appunto tutto. Poi Shopkeeper sempre su Steam. Ah, tra l'altro mi stavo dimenticando, il gioco è Boozemaster, è in italiano, Shopkeeper anche lui in italiano, oggi ci va di lusso, ed è un simulatore dove siamo un praticamente dei negozianti e dobbiamo andare a gestire il nostro negozio un po' come Shop Equip, come altri giochi visti, ma dobbiamo anche controbattere con questi farabutti che cercano di rubarci. Vedete, possiamo andare anche a vedere il sistema di sorveglianza. È un po' un'incognita di questo gioco che cosa potrà offrire, fino a che si spingerà a livello di libertà organizzativa, di libertà di azione. Infatti qua ci vediamo a pulire, a controllare la gente, poterla colpire, poterla buttare fuori se sono ubriachi, se stanno dando problemi, rimettere a posto la roba, pulire, insomma è un bel gioco originale. E poi, come ultimo ma non ultimo, Lumberjack Simulator. Io lo sto vedendo ovunque, anche su Facebook mi compaiono le pubblicità ovunque, ormai hanno capito che sono interessato, e qua è scritto in italiano il gioco, anche questo in italiano. Siete pronti a mettere alla prova le vostre abilità forestali e il sfruttamento forestale? Si naviga in mondo aperto, veicoli, alberi, con la fisica, quindi andiamo ad acquistare l'equipaggiamento, terreno, fango, tutto deformabile, un po' alla Mud Runner. Taglieremo alberi, venderemo il ricavato, raffineremo il prodotto finale. Insomma, sembra essere davvero molto interessante. Potremo vagare liberamente, controlleremo in prima persona e gestiremo anche veicoli e dipendenti. Ecco, questi sono i giochi. Dovrebbero uscire tutti entro la fine dell'anno, spero. In caso aspetteremo il 2020. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.